scoppia in Italia la guerra del latte, con migliaia di allevatori coldiretti pronti a scendere in piazza con mucche e trattori al seguito. È quanto avvenuto sabato scorso presso il centro di distribuzione dei prodotti della multinazionale del latte francese Lactalis, primo gruppo del settore dopo l'acquisizione dei grandi marchi nazionali Parmalat, Galbani, Invernizzi e Locatelli. Se la produzione di latte viene sottopagata, gli allevatori italiani hanno chiesto a gran voce il rispetto della legge 91 del luglio 2015, che in esecuzione dei principi comunitari impone che il prezzo del latte alla stalla debba commisurarsi ai costi medi di produzione. Se è positiva la reintroduzione dell'obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione dei cibi trasformati, è necessario poter identificare chiaramente anche l'origine degli alimenti stessi. Lo richiede il 96,5% degli italiani. È quanto emerge dall'indagine campione pubblica e online condotta dal MIPAF. La scomparsa dell'obbligo dell'indicazione dello stabilimento di produzione era avvenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento europeo 1189 del 2011, che prevedeva però anche la possibilità per gli stati membri di introdurre norme nazionali in materia. Un'opportunità accolta dal MIPAF, che tuttavia si è fermato all'obbligo di indicazione dello stabilimento di trasformazione, mentre i cittadini chiedono di più, ovvero di conoscere l'esatta origine del cibo con una scritta chiara e leggibile. Dopo 4 giorni intensi a base di dibattiti e confronti, il grande appuntamento di Ecomondo che si è svolto presso la Fiera di Rimini ha messo a confronto imprese, associazioni, specialisti e privati. Nel corso della fiera si sono svolti inoltre gli stati generali della Green Economy, un appuntamento che si è rivelato essere l'occasione per avanzare una richiesta al mondo della politica. Il governo infatti è stato spronato a condividere e a mettere in pratica le 23 proposte formulate dai gruppi di lavoro tematici del Consiglio Nazionale della Green Economy e inviate al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dello Sviluppo Economico. Nel dettaglio le più significative riguardano un green bonus a favore delle start-up, agevolazioni fiscali per le imprese che investono in eco-innovazione, un piano di azione nazionale per l'energia e il clima, oltre al rilancio dell'occupazione giovanile in agricoltura. La partnership tra Gemanco S.p.A., la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari e Yara ha dato vita a N-Sensor, un sistema innovativo in grado di variare la dose di concime distribuito sui terreni in base a una lettura istantanea dei dati, come ad esempio l'identificazione del colore o della biomassa del cereale. In questo modo il dosaggio viene correlato all'effettiva necessità di azoto della pianta stessa. Si tratta di un interessante esempio di applicazione della concimazione di precisione, in grado di implementare l'efficienza dei fertilizzanti concorrendo alla produzione di cereali e con un carico di CO2 equivalente sempre più ridotto. Firmato dal ministro Maurizio Martina, il decreto attuativo del Fondo Latte, uno strumento utile per sostenere la liquidità, la ristrutturazione dei debiti e gli investimenti degli allevatori italiani. Si tratta di un intervento da 55 milioni di euro che rientra nel piano straordinario per il settore lattiero e si somma alla cancellazione dell'IMU sui terreni, dell'IRAP e dell'aumento della compensazione IVA al 10% approvati con la legge di stabilità. Tutti strumenti necessari per sostenere il reddito degli allevatori che affrontano una situazione di mercato preoccupante. Non ci facciamo intimorire da pretestuosi ricatti. Questa è la parola d'ordine che muove la mobilitazione degli allevatori italiani che dallo stabilimento Lactalis di Ospedaletto Lodigiano, dove rimane il picchetto, si sposta verso i supermercati cittadini, da Torino a Bari, da Venezia a Bologna, da Milano a Roma, dove verranno portate anche le mucche che gli allevatori non sono più in grado di mantenere. Sono queste le parole del presidente Coldiretti Roberto Moncalvo dopo l'annuncio della multinazionale francese Lactalis di voler sospendere strumentalmente il ritiro del latte in alcune stalle. Un'operazione che ovviamente non esclude l'arrivo e la lavorazione di latte e derivati dall'estero per la produzione di formaggi dotati di marchio Made in Italy. Piantagioni di olio di palma al posto delle foreste torbiere distrutte dagli incendi che divampano da settimane nella regione Kalimantan. Greenpeace lancia un nuovo appello al governo indonesiano finalizzato ad impedire che si possa trarre profitto dalla distruzione delle foreste. Se fumo e incendi soffocano la regione, il governo indonesiano continua a rifiutarsi di rendere pubbliche le mappe aggiornate che evidenziano la presenza di piantagioni di olio di palma e le concessioni forestali a norma. Fattore che concorre a rendere impossibile definire con esattezza il danno reale che gli incendi stanno provocando e fare chiarezza sulla legalità delle piantagioni di palma da olio.
In questo autunno anomalo le foglie non cadono, i radicchi rimangono verdi e la mimosa rischia una fioritura fuori stagione. Dopo la terza estate più calda dal 1800, l'estate di San Martino 2015 porta con sé un clima che mantiene le piante in piena vegetazione, come in una lunga primavera inoltrata. A preoccupare gli agricoltori i danni che potrebbero colpire le colture se, come previsto, l'abbassamento delle temperature dovesse arrivare all'improvviso. Si tratta dell'ennesima sfaccettatura dei cambiamenti climatici che si manifestano con una tendenza al surriscaldamento, con il moltiplicarsi di eventi estremi e sfasamenti stagionali. Per promuovere il florovivaismo italiano, il Ministero delle Politiche Agricole ha creato il marchio Viva i Fiori, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale del Settore. L'obiettivo è quello di valorizzare la qualità dei prodotti florovivaistici italiani, come fiori recisi e piante ornamentali, e favorire una maggiore riconoscibilità delle nostre produzioni sul mercato nazionale e internazionale. Nel settore del florovivaismo italiano operano 27.000 aziende che danno lavoro a 100.000 addetti. Carapelli, Santa Sabina, Bertolli, Coricelli, Sasso Primadonna e Antica Badia. Sono queste le aziende che avrebbero spacciato per extravergine olio che in realtà era di seconda categoria. Questo impianto accusatorio ha portato il procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, ad iscrivere nel registro degli indagati i rappresentanti legali delle 7 aziende, dopo la segnalazione di un sito specializzato, su posizioni convalidate da analisi chimiche e organolettiche condotte su una serie di campioni. Sebbene non vi siano rischi per la salute dei consumatori, l'olio d'oliva spacciato per extravergine made in Italy veniva posto in commercio con prezzi del 30-40% superiori al suo reale valore, ai danni dei consumatori ignari. Seguiamo con attenzione l'evoluzione delle indagini della Procura di Torino, perché è fondamentale tutelare un settore strategico come quello dell'olio d'oliva italiano. Così Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, commenta l'avvio delle indagini del PM Guariniello. Da mesi, aggiunge Martina, abbiamo rafforzato i controlli, soprattutto in considerazione della scorsa annata olearia. Nel 2014 l'Ispettorato Repressione Frodi ha portato avanti oltre 6.000 controlli sul comparto, con sequestri per 10 milioni di euro. Non bastava l'emergenza xylella, ora il mondo dell'olio made in Italy deve affrontare il nuovo scossone legato al polverone della contraffazione operata direttamente in casa. Come ha reso noto il Fatto Quotidiano, la società iberica De Oleo, controllata dal fondo di private equity CVC, proprietaria dei marchi Carapelli, Bertolli e Sasso, acquistava olio di provenienza europea ed extraeuropea rivendendolo sugli scaffali dei supermercati come made in Italy. Questo in somma sintesi quanto denunciato dal nucleo di intelligence antifrode dell'Agenzia delle Dogane, che ha monitorato il fenomeno dal 2009 al 2013. Notizia contenuta in fascicoli secretati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle contraffazioni, visionati e portati alla luce dal deputato 5 Stelle Francesco Cariello. In Italia il latte fresco viene pagato dai consumatori il 30% in più rispetto alla Germania e il 20% in più rispetto alla Francia. Gli allevatori invece non riescono nemmeno a coprire i costi di produzione. Questo il fattore scatenante della grande mobilitazione dei lavoratori del settore in protesta per ottenere un'equa remunerazione. Dalla stalla allo scaffale i prezzi quadruplicano, mentre gli allevatori italiani hanno perso in un anno oltre 550 milioni di euro. Il governo ha finalmente ammesso che l'allarme per i pesticidi killer delle api è fondato ed è al centro di un processo di monitoraggio ancora in corso. Governo che ha risposto all'interrogazione che il Movimento 5 Stelle aveva depositato il 24 aprile 2014 in merito all'allarme lanciato dal report di Greenpeace dal titolo Api, il bottino avvelenato. Su 1.818 ispezioni effettuate nelle imprese agricole pugliesi nel 2014 dal Ministero del Lavoro, ben 925, circa il 50%, hanno fatto emergere irregolarità. È questo il dato che risalta dal report della FLAI CGL su agricoltura e lavoro migrante in Puglia. 1.161 maxi sanzioni sono state comminate per lavoro nero, con Bari in testa alla classifica con 546 multe. Secondo le ultime stime, sarebbero 50.000 i lavoratori in nero nella sola Puglia, per la maggior parte provenienti dall'Africa subsahariana. 15.000 persone vivrebbero concentrate nel ghetto di Rignano Garganico.
Per tentare di fronteggiare la difficile situazione in cui versano le imprese del mondo lattiero caseario in piena mobilitazione, il ministro Martina ha incontrato a Milano i vertici di Assolatte per un approfondimento sull'attuale situazione di mercato del settore. Un incontro di programmazione che ha anticipato quello che ha riunito tutte le parti coinvolte giovedì a Roma e finalizzato a raggiungere un'intesa a supporto dell'intera filiera. Il pomodoro italiano trasformato conquista l'Australia grazie all'attività di Conserve Italia, che diviene fornitore dei punti vendita Woolworths. Un balzo verso il mercato australiano compiuto nonostante la penalizzazione che grava sulle aziende di trasformazione italiane in seguito all'introduzione di dazi voluti dalle autorità antidumping australiane a difesa delle produzioni nazionali. L'Australia rappresenta un buon mercato grazie alla forte attrazione che il Made in Italy è in grado di esercitare, soprattutto presso le comunità in cui vivono molti nostri connazionali di seconda e terza generazione. Se si vuole acquistare un buon olio extravergine italiano, bisogna fare attenzione ai prodotti venduti a meno di 6-7 euro al litro, cifra che non copre nemmeno i costi di produzione. È quanto afferma la Coldiretti in merito alla maxi inchiesta condotta dal procuratore di Torino Raffaele Guariniello. Il costo di un litro d'olio extravergine aumenta inoltre a seconda delle provenienze regionali. Il consiglio, infine, è anche quello di controllare la data di scadenza e preferire l'extravergine fresco, controllando la data di produzione che molti indicano volontariamente in etichetta. 29 opere selezionate nell'ambito del concorso fotografico Dalla Terra alla Tavola, una competizione nata con lo scopo di raccontare il territorio e l'immagine rurale del Lecchese, promossa dal Consorzio Terre Alte in collaborazione col Fotoclub Airuno. I 29 scatti diverranno una mostra itinerante che sarà esposta nei mercati degli agricoltori Terre Alte e nel corso di numerose iniziative promosse dal Consorzio. Dal 30 novembre all'11 dicembre prossimi si svolgerà a Parigi la Conferenza Internazionale sul Clima, il cui primario obiettivo è tentare di stabilire una serie di politiche volte a fronteggiare il riscaldamento globale. In particolare si punterà a ricercare le strategie tese a limitare il riscaldamento entro i 2 gradi centigradi prima del 2100, limitando in maniera drastica e decisa le emissioni di gas serra. Non sufficienti infatti gli obiettivi di limitazione delle emissioni fissati da alcuni paesi europei, e in molti casi non ancora raggiunti, poiché, stando alle cifre, le previsioni di surriscaldamento entro il 2100 vanno dai più 3 ai più 4 gradi, troppi per non aspettarsi danni al pianeta e conseguenti stravolgimenti ambientali e agricoli. La Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto a San Francisco il protocollo internazionale per il controllo delle emissioni, noto come Under-2MU, stilato in preparazione della 21esima conferenza delle parti sul cambiamento climatico in programma a Parigi. Il memorandum ha visto tra i sostenitori anche il governo italiano ed è stato finora sottoscritto da 43 enti di governo locale di 19 paesi in 5 continenti. 3 cartoni di latte a lunga conservazione su 4 venduti in Italia contengono materia prima di produzione straniera, mentre la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o cagliate provenienti dall'estero, ma nessuno lo sa perché non è obbligatorio riportarlo in etichetta. È quanto emerge dal dossier Coldiretti La guerra del latte. Dalle frontiere italiane, sottolinea Coldiretti, passano ogni giorno 3,5 milioni di litri di latte sterile, oltre a cagliate e semilavorati, che concludono il loro percorso di trasformazione in Italia e diventano dunque magicamente prodotti made in Italy. Nell'ultimo anno le cagliate importate dall'estero hanno superato il milione di quintali, che ora rappresentano circa 10 milioni di quintali equivalenti di latte, pari al 10% dell'intera produzione italiana. Tutto ha inizio dalla multifunzionalità. È questo, secondo CIA, il segreto del successo delle aziende agricole più competitive premiate nel corso della manifestazione Bandiera Verde Agricoltura. Il premio, promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori, è consegnato a 78 campioni della nuova agricoltura italiana. Riconoscimenti che non solo evidenziano il fondamentale contributo della multifunzionalità al reddito agricolo, ma che affermano ancora una volta il ruolo dell'agricoltore come custode della natura, capace non solo di produrre dai campi, ma di preservare l'ambiente, qualificandolo anche attraverso l'attività turistica.
L'Italia detiene il 50% della biodiversità vegetale e il 30% di quella animale dell'intera Europa, pur rappresentando solamente un 1/30 dell'intera superficie continentale. Dati importanti che si coniugano perfettamente con il numero dei siti UNESCO presenti in ambito rurale. Su 51 luoghi patrimonio dell'umanità, record mondiale italiano, ben la metà sono collocati tra campi e coltivazioni, contesto nel quale si trova anche il 60% dei beni archeologici e monumentali protetti.